Noi dobbiamo vincere tutto ciò che desidera isolarci. Essere isolati significa rompere il rapporto con il mondo esterno. Cadere magari sotto una convinzione che tutto ciò che è esterno a te è negativo. Dici, meglio solo, meglio sola. La Bibbia, ancora prima del peccato, parla della solitudine. L'uomo solo, isolato, sai perché? È l'opera dell'impietà, isolare. Quando ci sono queste cose avvisaglie nella tua vita, vedi perché arriva la parola, perché noi dobbiamo... Perché per esempio, ora, se tu stai ascoltando, dici, ma chi glielo sta dicendo al pastore? No, è lo Spirito Santo che sta parlando ai nostri cuori, al tuo cuore. Se ci sono queste avvisaglie nella tua vita, nella tua famiglia, in qualcuno che tu conosci, intervieni, che Dio manda la parola affinché ci liberi. Ma che dice la Scrittura su questo? Come ci dobbiamo rapportare con gli altri? La nostra vita, noi dobbiamo vivere una vita di, come dire, di comparazione con gli altri. Perché vivere una vita di comparazione degli altri ti getta nell'afflizione, ti getta nella ribellione, ti getta nell'oppressione. Noi siamo diversi, fratelli. Ognuno di noi è un primogenito davanti a Dio. Per noi, dice che noi siamo la primogenitura, cioè per il nostro Signore, noi siamo tutti primogeniti. Guarda che è un Dio meraviglioso, cioè per noi siamo le primizie. Cioè ognuno di noi è una primizia, cioè il primo. Dice no, io il primo, quello... No, per il nostro Dio siamo tutti primi. Noi dobbiamo cercare di vivere una vita equilibrata. Quando noi nel nostro corpo, no, andiamo sovrappeso, sottopeso, è perché magari stiamo vivendo una vita squilibrata fisicamente, di alimentazione, o in difetto o in eccesso. Oggi ci sono nutrizionisti che ti indirizza in una vita più equilibrata, in un processo di alimentazione, di vita più equilibrata. Ma noi lo dobbiamo fare per tutta la nostra vita, per la nostra anima, per il nostro spirito, per il nostro corpo. Ognuno di noi è passato da sofferenze, da dolori. Ma Dio dice che Egli si servirà di noi, noi che siamo passati da quelle sofferenze, da quei dolori, per consolare altri, per fortificare altri. Sono alcuni che vivono il proprio mondo di fantasia, isolati. E poi escono fuori convinzioni, teorie, pensieri, che è frutto di vivere una vita ed essere isolati nel proprio mondo. Indossa l'armatura completa di Dio, affinché tu possa prendere posizione, combattere e vincere ogni insidia del diavolo. Lode Gesù. È importante. Dove riceviamo questo, fratelli? Dove riceviamo questo? Nel corpo. Vedi perché Dio, Gesù ha detto, dice, io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno toccare. Le porte dell'inferno non la possono toccare. Gli eletti non possono essere ingannati. Quindi Dio desidera che noi usciamo fuori. Qual è il desiderio di Dio? Quindi il titolo di questa predica?
usciamo fuori da ogni isolamento, fuori dall'isolamento, fuori dal nostro piccolo mondo, dal mondo intorno a noi. Usciamo fuori dalle convinzioni. Dio ci sta tirando fuori dalle ombre, dalle tenebre, perché l'isolamento spiritualmente è un sinonimo delle tenebre, delle ombre. Lode Gesù Cristo. E Dio desidera tirarci fuori per vivere la vita, per vivere insieme agli altri che hanno la vita, perché noi riceviamo vita, vita e vita.